Buonasera, io ringrazio Carlo Altini tanto per la cortesia, per l'invito, per le parole che ha speso introducendo questa mia riflessione, ma anche perché il modo con cui ha posto il problema, mi aiuta molto a definire la chiave di quello che mi prefiggo di dirvi. Perché Altini ha parlato della caduta, della difficoltà di conferire credito alle proiezioni sul futuro. Ha parlato della nostra difficoltà di progettare e di nutrire fiducia nei confronti di orizzonti. Poi ha parlato di una causa possibile e che indubbiamente io credo abbia le sue responsabilità e la sua efficacia perversa, questa questione dell'individualismo o di concezioni che mettono a dura prova l'idea stessa di una relazione sociale come luogo di progresso e di sviluppo, però io ho l'impressione che noi potremmo tentare questa domanda, e cioè da dove sgorghi la crisi della progettualità, la potremmo impostare con un'ambizione ancora più alta sul terreno dell'arco temporale, provando a ragionare in questi termini paradossali, se voi volete, ma istruttivi. E cioè la modernità nasce all'insegna della fiducia del progresso, è in qualche modo una apertura ambiziosa nei confronti del futuro, vive arrivato a un certo momento della sua storia, la crisi nell'affidamento delle proprie idee di futuro. Allora il problema è precisamente di comprendere attraverso questa crisi che cosa accade dentro la modernità, cioè usare la crisi delle idee di futuro e di progetto come elemento che ci dice in che termini la modernità è cambiata. Allora io vi racconterò una storia che dice sostanzialmente questo: fino all'Ottocento, diciamo fino alla metà dell'Ottocento, possiamo persino ipotizzare che il 1848 sia una data da questo punto di vista significativa, regge la fiducia, regge l'entusiasmo. Regge la convinzione che in qualche modo sussista una garanzia di questo sviluppo progressivo. Da quel momento in avanti qualcosa si rompe, si spezza. È come se si compissero esperienze che manifestano la difficoltà nella realizzazione di queste ipotesi, di questi sogni che si rivelano tali o addirittura illusioni, utopie appunto in qualche modo. Il Novecento è un secolo, ovviamente quando si parla in questi termini, eccezioni, controesempi, se ne potrebbero fare a iosa, ma se io volessi dire la caratterizzazione, la cifra fondamentale del tempo, il Novecento è un secolo in cui i moderni, noi, sperimentiamo che quelle speranze erano in larga misura illusorie. Il secolo che abbiamo in buona parte tutti quanti vissuto e che ci sta alle spalle è un secolo dolorosissimo da questo punto di vista. Allora, vediamo in una galleria di pensieri e di autori come questa vicenda, da prima di entusiastica certezza,
E da un certo momento in avanti, invece di dolorosa, di doloroso disincanto, si sia dispiegata. E quando si comincia a ragionare di questo, come voi vedete, c'è un nome in qualche misura obbligato, perché quando si dice progresso e quando si dice fiducia nel progresso e quando si dice addirittura certezza nelle magnifiche sorti dell'umanità, il nome di Hegel è in qualche misura obbligato. Hegel, come dirò, non è certamente il primo, però è forse il più grande codificatore di questa certezza. Costruisce da una parte una lettura complessiva della storia e dall'altra parte un'interpretazione complessiva della realtà e del rapporto tra l'umano e la realtà. La cifra, il segno, la chiave fondamentale dei quali è precisamente l'idea del progresso. Leggiamo insieme questa citazione e le poche altre che ho preparato e ne abbiamo la conferma più evidente. C'è un solo pensiero, dice Hegel, che sta dentro l'idea filosofica della storia, e questa idea è che la ragione domina la realtà attuale, il mondo, ma domini anche per ciò stesso la storia, e cioè la storia del mondo non è altro che il campo della realizzazione progressiva della ragione umana, è il suo specchio, la sua immagine. Pensate oggi, se oggi noi ripetessimo una frase del genere, penso che difficilmente saremmo presi sul serio. Certo, Hegel mostra di fare in qualche modo professione di umiltà, dicendo, beh, quando diciamo questo in realtà stiamo celebrando Dio, perché che cosa è il realizzarsi della ragione se non il divenire realtà della potenza di Dio che è ragione? Nella tradizione giudaica e nella tradizione cristiana Dio è il Logos. Quindi, dice Hegel, in fondo questo stiamo dicendo. La filosofia della storia non è altro che la grande giustificazione di Dio e della sua somma bontà e potenza benefica, ma in realtà l'idea di Hegel è estremamente laica e secolarizzata. La storia è il luogo in cui noi, il soggetto umano, il portatore di una razionalità concreta, plasmiamo il mondo. E dunque la realtà, questa frase è celeberrima, è chiara e nota a tutti, la realtà è razionale e tutto ciò che è reale è per ciò stesso frutto della ragione. Notate bene, questa frase che ha attirato su di sé anatemi e ingiurie, perché è stata letta, secondo me, in modo erroneo, come la volontà da parte di Hegel, che l'ha concepita, di conferire valore e nobiltà all'esistente, come la volontà, cioè apologetica, si diceva, di dire tutto ciò che c'è va bene, quindi non toccate nulla, quindi non modificate, persino non giudicate, perché le cose vanno bene per come sono. Si può leggere anche così una frase di questo tipo, in realtà ha davvero un altro significato, altrimenti non ci spiegheremmo quello che abbiamo detto prima, che abbiamo letto sinora, cioè la celebrazione della storia, cioè la celebrazione della trasformazione. In realtà quello che Hegel vuole dire ce lo spiega in modo molto pertinente e convincente uno dei suoi allievi più fedeli, Edward Gans. Gans stava seduto
in un banchetto, a sinistra di Hegel c'è una bellissima immagine, un acquaforte che ritrae Hegel che fa lezione, Gans che accanto a lui prende nota di tutto quello che il maestro diceva, e siamo fortunati che questo avvenisse, perché noi abbiamo moltissimi corsi di lezione di Hegel, e non solo di Hegel, proprio in virtù del fatto che c'era questa attività dei suoi allievi e dei suoi, tanto dei suoi studenti quanto dei suoi collaboratori. Peraltro tenete presente che le aule in cui si svolgevano i corsi di Hegel erano pieni di persone di tutte le età, andavano a seguirlo funzionari dello Stato, soprattutto negli anni di Berlino. Era una cosa davvero molto simile a quella che stiamo facendo oggi, naturalmente senza alcun paragone di importanza delle cose che vengono dette rispetto a quelle che si dicevano. Dunque Gans cosa fa? Sa bene, diciamo, il senso delle parole e delle idee del suo maestro, e nella prefazione della prima edizione delle opere, Hegel è morto 2 anni prima, questa edizione è un'edizione molto importante, curata dagli amici. Nel sottotitolo di questa edizione c'è proprio scritto che questa edizione è stata pubblicata dagli amici di Hegel e dai suoi allievi. Gans scrive una prefazione molto dotta e molto importante, nella quale spiega il senso preciso, e io credo lo faccia con probità e fondatezza, di quella frase così incriminata e famigerata. E cioè che quel pensiero lì, e bisognava spiegarlo, dice Gans, a quanti se ne lagnarono, non vuol dire altro che questo. E cioè che per essere conforme alla propria natura, cioè nella misura in cui realizza appieno la propria essenza, ciò che davvero vale si realizza, perché se non si realizza, allora vuol dire che la sua razionalità non era sufficientemente forte, non era sufficientemente concreta, era un pensiero appunto come le utopie, bellissimo ma non concreto. Se un pensiero è concreto, allora, se è veramente razionale, prende forma nel mondo, acquista presenza. E per contro, quello che esiste veramente, ora spieghiamo questo veramente, beh, allora vuol dire che qualche ragione per esistere veramente ce l'aveva. Ora, che cosa vuol dire veramente? Ciò che è veramente razionale, oppure ciò che esiste nel mondo veramente? E per Gans, allievo di Hegel, e per Hegel, suo maestro, veramente vuol dire durevole nel tempo. La storia è una cosa importante, ciò che è effimero non lascia traccia di sé.